L'Ardore, quarta in classifica, riesce a battere la Vigor Lamezia per 2-1 e a consentire quindi alle inseguitrici di avvicinarsi. Ovviamente le inseguitrici erano Palmese e San Giorgio in particolare, che hanno impattato nello scontro diretto per 1-1, ma il San Giorgio mercoledì deve recuperare la partita interrotta contro la Deliese. È difficile perché deve ripartire dal 2-3 casalingo e deve ripartire dalla partita iniziale iniziata già, quindi deve segnare almeno due gol per poter battere la Deliese e quindi portarsi in testa alla classifica a pari punti con la Vigor a 34 punti. Quindi bisogna ancora attendere qualche giorno per vedere chi sarà il campione d'inverno di questo girone B di promozione calabrese. Promozione calabrese che in pratica ha visto vincere tutte le squadre di test della classifica, al di là appunto del pareggio tra San Giorgio e Palmese. Hanno vinto il Comprensorio Arche, ha vinto anche lo Sporting Gran Sarolido, che è riuscito a recuperare in casa le purtroppo non belle esibizioni nelle trasferte. Ha battuto 3-1 l'Atletico Maida. Perde il Roccella dopo un periodo positivo, 2-0 a 5 Frondi, e pareggiano Ravagnese e Merito. L'altra vittoria eclatante è quella del Capo Vaticano, che batte per 5-0 l'Africo, mentre la Deliese batte per 3-2 il Bivongi Pazzano. Sì, ci tenevamo a ritornare in noi, nel senso riprendere le nostre solite giocate, il nostro modo di stare in campo che ci aveva portato dei vantaggi fino a un mese fa. Ci eravamo inspiegabilmente bloccati e adesso abbiamo ripreso con la partita di oggi, che secondo me portiamo a casa meritatamente. Abbiamo affrontato una buonissima squadra che comunque e ci ha dato filo da torcere, ci ha messo in difficoltà in diverse situazioni, però credo che la squadra oggi abbia dimostrato la voglia e la forza di voler riprendere il filo da dove si era lasciato, e dopo un primo tempo alla pari credo che il secondo tempo siamo usciti veramente molto bene, mettendo sotto l'avversario e dimostrando secondo me di meritare questi tre punti e soprattutto di riprendere un certo gioco che c'era mancato nelle ultime due partite. Rientra Mancuso con noi da oggi, abbiamo una freccia in più nel nostro arco, è un ragazzo che ha fatto già bene con noi l'anno scorso, che poi si è interrotta la collaborazione dopo che stava andando molto bene, che si stava facendo molto bene insieme. Sono contento di riaverlo con noi in squadra, si metterà a disposizione ovviamente di tutti, dei compagni in primis, dello staff e della società, e sicuramente abbiamo qualche chance in più, di soluzioni in più nella fase d'attacco, dove già abbiamo dei giocatori molto bravi e con i quali stiamo lavorando benissimo e ci stiamo divertendo. E magari ecco, nelle partite come oggi, dove c'è un pochettino di nervosismo dettato non tanto dalle due squadre, perché secondo me sono due squadre molto corrette, più che altro la direzione arbitrale che ci ha reso un pochettino, ha messo un po' di nervosismo in campo senza avvantaggiare nessuno delle due squadre, ma innervosendo un po' gli animi, ecco, anche in queste partite poteva e ci può essere una mano d'aiuto da parte di chi è entrato, perché anche oggi chi è entrato ha fatto molto, molto bene. Quindi noi abbiamo bisogno di tutti, siamo una squadra che ha bisogno di tutti gli elementi e sono sicuro che solo con la complicità e la collaborazione di tutti riusciremo a portare a fine anno un risultato importante a casa. Sicuramente è stata una bella partita tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. È normale, noi siamo molto dispiaciuti per il risultato, perché penso che il primo tempo la squadra abbia fatto una buonissima partita, l'abbia interpretata bene, per lunghi tratti sia stata pericolosa, forse anche più dell'avversario, soprattutto nella prima frazione, però rimane il rammarico di non aver chiuso almeno in vantaggio il primo tempo. Poi il secondo tempo, tra errori e tra, nessuno me ne voglia, una direzione di gara discutibile, ma per tutte e due le compagini,
La partita ha preso un altro verso, lo Sporting ha fatto un gran gol sul 2-1, sempre viziato da un'uscita nostra, da un errore nostro in uscita. E poi, ripeto, l'episodio del terzo gol, fallo di mano netto in mezzo al campo, non siamo contenti perché pensavamo di poter raccogliere di più anche alla luce del buon primo tempo. Ripeto, lo Sporting ha fatto una buona partita, alla pari nostra, è stato più sveglio, più smaliziato a sfruttare le occasioni e onore a loro, merito a loro. Poi per quanto riguarda i nostri obiettivi, noi siamo sotto ritmo, nel senso ci mancano 4-5 punti perché fuori casa non siamo riusciti a fare bene. In casa abbiamo un ruolino importante, un ruolino da primi posti, però purtroppo non possiamo solo vivere sulle gare casalinghe, dobbiamo trovare subito la forza di andare a fare punti fuori casa. Non sarà facile perché il girone di ritorno sarà ancora più complicato, però vorremmo assestarci in una posizione di classifica tranquilla.